Sono state dette molte cose, insomma, anche con la passione e l'amore per quello che sta facendo, che io conosco da anni, perché dal 96 che parliamo allora col comandante Gavagnin, nel frattempo il comandante Gavagnin non c'è più, abbiamo anche fatto in tempo a dedicargli una strada a Sanremo, però insomma materialmente per quanto riguarda il santuario Pelagos, lo sfruttamento turistico del santuario Pelagos a Sanremo e generalmente nella nostra provincia non si è fatto nulla. Io ringrazio il sindaco Biancheri, gli altri sindaci presenti, ma anche vuol dire il numero dei sindaci presenti stamattina, tranne il sindaco di Bordighera che naturalmente ha avuto un impegno non da poco, denota poi io non dico il poco interesse, è proprio il credere poco in un'iniziativa che invece avrebbe un valore determinante. Io parlo dal punto di vista turistico, naturalmente. È vero che il turismo emozionale è quello che maggiormente influisce sui flussi che possono essere attratti in Sanremo e nella nostra provincia. Dicevo l'altro giorno che ogni anno in Europa circolano 500 milioni di viaggiatori, non sono tutti turisti ma per la maggior parte sono turisti, e che molti di loro decidono la loro destinazione all'ultimo momento, circa il 40%, e il 44% di questi viaggiatori pone come modo per scegliere la propria meta l'enogastronomia. Non tutti, di questo 44%, una buona parte come complemento della destinazione, una parte non tanto grande ma comunque consistente invece come meta della loro destinazione. Questo dico perché è un tema di quelli che è stato appena affrontato e che potrebbe, vuol dire, dare un'attrattività e definire qual è l'attrattività di Sanremo, qual è l'attrattività della nostra provincia, e dico anche di tutta la nostra regione, visto che non faccio come sottosegretario che predilige la Toscana perché è toscana. Io certamente ho il cuore Sanremo, ma da assessore al turismo devo parlare un po' di tutta la regione. E quindi l'avere la possibilità di averli più vicini che da altre parti, perché è vero, io due mesi fa sono andato a Chiavari, nel porto di Chiavari c'è anche lì la pubblicità per il whale watching. Eppure lontano, molto più lontano di noi, come molto più lontano Genova, dove la barca, l'imbarcazione che viene utilizzata anche come nave bus, è comunque quella per il whale watching. A Sanremo, che invece dovrebbe essere non di passaggio per caricare, ma Sanremo dovrebbe essere il punto di partenza del whale watching, e probabilmente quei numeri che abbiamo detto prima crescerebbero in maniera consistente. E allora, secondo me, a Sanremo, prima di tutto perché ha uno dei pochi nomi spendibili all'estero come destinazione già conosciuta, come nome già conosciuto, anche se non solo per motivazioni turistiche, però in Liguria ne abbiamo tre, le Cinque Terre, Portofino e Sanremo sono le uniche tre città o territori conosciuti nel mondo senza bisogno di, anche se la gente non sa che sono in Liguria, però sono tre nomi che internazionalmente sono conosciuti. Allora Sanremo potrebbe fare da capofila in questo progetto, ritornando indietro esattamente di 20 anni da quando ci siamo parlati la prima volta. Cioè adesso che abbiamo il Forte di Santa Tecla che sta per essere restituito alla città, là dentro lì dovrebbe esserci il museo multimediale dedicato al mare e al whale watching, perché questo consentirebbe di avere in Sanremo il centro da dove attrarre da tutto il mondo chi vuol venire nel Mar Ligure a vedere i cetacei, e garantirebbe col suo nome, non dico un risparmio, ma una facilitazione nella promozione internazionale di quello che vogliamo fare nel mare davanti alle nostre coste. Allora avere in Porto Sole o a Porto Vecchio il punto di partenza, non di passaggio e non di una sola barca, dentro il Forte di Santa Tecla, io dico un museo, comunque un centro culturale, come era alle origini, avevamo fatto anche all'epoca una delibera di giunta, destinato a questo, i comuni costieri e non costieri che comunque attirerebbero nei loro centri, nei loro borghi magnifici, completerebbero l'offerta turistica legata
al vedere che cosa c'è in mare, emozionarsi per quello che si vuole vedere in mare, a vedere quello che c'è a terra con i borghi e tutto il resto, con le enogastronomie, i prodotti tipici d'eccellenza che in questa provincia sono superiori che in altre, questo potrebbe essere il progetto di destinazione turistica che noi abbiamo. E mi spiace in un certo senso che siano state fatte scelte diverse, che il Museo del Mare sia nato a Santo Stefano al Mare, dove però non c'è possibilità di far partire i mezzi per vedere le balene. Sarà molto bello, l'abbiamo visto in anteprima, sarà molto bello. Fatto a Sanremo sarebbe diverso, sarebbe stato diverso, però vuol dire che siccome è tutto complementare, il Museo del Mare di Santo Stefano ha la sua validità perché è lungo la pista ciclabile, comunque è sulla costa e tutto il resto, potrebbe completarsi con Sanremo. Dico allora, là, quello che dovremmo fare, e approfitto naturalmente della presenza qua del sindaco di Sanremo, è decidiamo di farlo. Naturalmente per farlo c'è bisogno dei privati, perché quello che naturalmente le barche sono tutte private, lo fanno a livello imprenditoriale, non certamente con un aiuto pubblico come succedeva una volta. Oggi i comuni non lo possono più fare, quindi bisogna creare condizioni affinché il privato creda in questa iniziativa. Naturalmente bisogna, e su questo Sanremo come rete di impresa, ma anche tutti gli operatori economici possono fare una riflessione, cioè quello che hanno provato a fare ad esempio in provincia di Savona, facendo dei corsi di scoperta, perché non sono di istruzione, ma corsi di scoperta di cosa le singole città possono offrire, corsi di scoperta fatti non ai turisti, ma corsi di scoperta fatti agli operatori economici del territorio, perché loro poi sono quelli che hanno per primi la possibilità, in posizione privilegiata, di comunicare ai turisti che cosa c'è da vedere, che cosa c'è da fare, per non rimanere, dire così, sempre invischiati nelle solite cose, spiaggia, ristorante, negozi, insomma, tendenzialmente è quello che si cerca di offrire. Allora dico, se il Comune di Sanremo avesse la volontà e il tempo, e non parlo di risorse economiche naturalmente, però insieme a tutti gli altri comuni, costiere non, di far sì che qua in provincia di Imperia, sfruttando il nome internazionale di Sanremo, nasca il tentativo di sfruttare finalmente, puntando a grandi numeri, il whale watching come meta o come completamento di meta dei turisti che vogliono venire qua, a mio parere ci sarebbe la possibilità di andare alla ricerca di fette di flussi turistici consistenti. Naturalmente come assessorato al turismo, come assessore alla promozione turistica, vedo non bene di più questo progetto, perché ritengo che, senza aver scoperto nulla di nuovo, sia il momento di mettere a frutto uno studio ormai trentennale di quello che succede nelle nostre acque, condendolo anche un po' di quel romanticismo che merita. Una volta ho partecipato al casinò, a un convegno sul mare, e in termini non scientifici ma molto così, diciamo, romantici, non mi ricordo chi fosse il relatore, ma vabbè, non importa, dice: ah, il santuario dei cetacei qua deve la sua vita al vento freddo che scende da Rodano, che raffredda la superficie marina, fa sì che l'acqua fredda precipiti, io non dico tecnicamente, precipiti in basso, l'acqua calda salve, con questo porta su quello di cui poi le balene si nutrono. Allora, collegare i venti della Provenza e i venti del Rodano a quello che poi qua si trasforma in maestrale, motivo sono nel nostro mare, quindi il mare, il vento, le onde, le nostre montagne, i nostri bei borghi medievali, l'attrattività turistica di Sanremo, le nostre buone ricette, i frutti del territorio come sono i vini e l'olio di oliva taggiasca, qui c'è la ricetta per far sì che il turismo, che da tutti a livello internazionale, come ha detto giustamente la dottoressa facendo vedere il grafico, è l'unica industria che nei prossimi 20 anni continuerà a crescere al di là della crisi, questa industria che continuerà a crescere al di là della crisi porterà anche qua, nell'estremo ponente ligure, un buon flusso di turisti. Dobbiamo crederci tutti, dobbiamo crederci come regione. Io sul progetto penso che me lo vado a riprendere, perché sinceramente non l'avevo
ancora vista, non so neanche se è prettamente turistico o fa parte dell'ambiente, ma non importa, questo ce l'andiamo a vedere. Ma al di là del progetto europeo dobbiamo essere noi stessi ponentini a crederci, invertendo un po' quel carattere che abbiamo sempre, in cui ci critichiamo molto di più di quanto ci valorizziamo. Tutti gli altri sono più furbi di noi, perché nei giornali del Trentino Alto Adige, della Costa Azzurra, di altre, della Toscana, di turismo si parla sempre in termini positivi, delle città si parla sempre in termini positivi, noi abbiamo la brutta abitudine invece di parlare sempre in termini negativi. Siccome però il nome di Sanremo, il nome della provincia di Imperia, come dico, per le Cinque Terre, sono della Liguria, poi nelle rassegne mondiali, nelle rassegne stampa di chi si occupa di turismo ha una valenza mondiale, all'estero non possono leggere di tutti i problemi, a volte finti o strumentalizzati, che abbiamo qua nelle nostre città. Devono leggere invece delle possibilità turistiche in positivo che abbiamo. Io una raccomandazione che mi faccio, ma che faccio sempre, perché il nostro territorio è molto più bello di altri, ma non sempre noi ci crediamo e non sempre sfruttiamo al meglio le ricchezze che abbiamo. Questa è una buonissima opportunità. Io come assessore mi spiace un po', vuol dire che nella mia Sanremo non ci sia, e non è colpa del sindaco Bianchieri, perché ripeto, è 20 anni che parliamo di questa vicenda, perché lui è l'ultimo di parecchi sindaci che si sono trovati a avere una cosa bellissima, ma che nessuno poi, neanche tra i privati, ha mai saputo valorizzare. Allora, adesso forse siamo in un momento positivo, visto che Santa Tecla è finalmente finita ed è veramente un gioiello. Proporrei, e forse questo al di là del progetto europeo, proporrei che a Sanremo, io dico su invito del sindaco, così diamo un ruolo, e degli altri sindaci presenti che penso che possano accettare, che qua nasca un tavolo permanente, che è una brutta parola, quindi cerchiamo una più bella perché così non va, sulla fruizione oppure sul valore turistico della presenza del santuario Pelagos al largo delle nostre coste. Con questo tavolo, secondo me, con gli operatori privati e pubblici potremmo arrivare in tempi brevi alla creazione di un pacchetto che anche a fini turistici ci permetta finalmente di avere un'economia in crescita grazie a uno dei regali che ci ha fatto il buon Dio mettendoci i cetacei qua davanti. Bene, grazie.